industriali e chiamo Esposito Carlo. Allora, per biossina marina si intende una sostanza che viene prodotta da un organismo vivente e che è capace di indurre anche in minime concentrazioni delle manifestazioni biologiche dannose su un essere vivente. In questo progetto di tesi mi sono concentrato sulla paralytic shellfish toxin, più precisamente sulla sassitossina e sulla costruzione di un biosensore per quest'ultima. In Italia questa tossina è presente soprattutto sulle coste della Sardegna, della Sicilia e nel Mar Adriatico vicino Venezia e la concentrazione maggiore si raggiunge nei mesi di aprile, maggio e giugno in cui si ha la fioritura algale. Infatti questa tossina viene prodotta principalmente dalle alghe marine e più precisamente dai dinoflagellati. La sassitossina è un alcaloide insolubile nei solenti organici e solubile in acqua, è termostabile e stabile in ambiente acido e la sua tossicità è data dai gruppi guanidinici che sono anche responsabili della sua basicità. La sassitossina viene assorbita da molluschi, crostacei e pesci e tramite la catena alimentare riesce ad arrivare fino a noi. Per questo è importante riuscirla a rilevare con sicurezza e tempestività. In Italia in letteratura si riportano di casi di intossicazione fatti risalire in seguito alla sassitossina già negli anni 40, ma è solamente nel 1991 che la legge impone un limite per questa tossina che è di 80 microgrammi di sassitossina equivalente per 100 grammi di prodotto edibile di mollusco. I metodi per rilevarla sono diversi e il primo è stato il test MBA, Mouse BSA, che ha un LOD, Limit of Detection, di 32 microgrammi di sassitossina equivalente per 100 grammi di prodotto edibile. Altri test, questo test utilizza 3 o più topolini dal peso di 19-21 grammi che vengono iniettati con un ml di estratto di mollusco e di cui ne viene calcolato il tempo di morte. Utilizzando una tabella di conversione è possibile risalire alla concentrazione di sassitossina presente nel nostro campione incognito. Altri test per il rilevamento di questa tossina sono l'HPLC, che ha superato attualmente il test MBA, anche se entrambi vengono ancora utilizzati, e in seguito troviamo i test RBA, Receptor Binding Assay, il test JRT, Gellert Rapid Test, il test Abrasix ELISA, e infine il test RIDASCREEN, che utilizzano delle molecole per il rilevamento di questa tossina. Passiamo adesso a definire che cos'è un biosensore. Un biosensore è un dispositivo in grado di fornire delle risposte qualitative e quantitative tramite un'interazione biologica specifica che viene rilevata da un trasduttore. Sono molto apprezzati poiché permettono la misurazione di analiti come composti organici, gas, ioni e batteri e in base al metodo di detection possiamo classificarli in biosensori elettrochimici, biosensori ottici e biosensori fluorescenti. Per lo sviluppo di un biosensore i punti fondamentali che bisogna affrontare e che ho affrontato sono 3. Innanzitutto vi è la scelta della molecola sensing, nel mio caso ho scelto la sassifilina, poi vi è la scelta della superficie e della modalità di mobilizzazione, in questo caso ho utilizzato delle idrofobine, e infine la scelta del metodo di detection, in questo caso ho utilizzato un saggio competitivo con tossina marcata. La sassifilina è una proteina caratterizzata dall'avere un peso di 91 kilodalton e 21 punti di solfurici e soprattutto lega in modo specifico la sassitossina. Inoltre questa proteina è già presente in natura ed è caratterizzata dall'avere 2 lobi, il lobo C e il lobo N, che sono uniti da un linker. In particolare il lobo C, quello là deputato al legame con la sassitossina. E questo lobo è stato anche prodotto in via eterologa in Escherichia coli.
L'immobilizzazione, come ho detto, avviene tramite le idrofobine, che sono delle proteine che possono aderire su molteplici superfici e legare a loro volta altre molecole. L'immobilizzazione della molecola di nostro interesse può avvenire tramite un layer di idrofobine, quindi un sottile strato di idrofobine che viene depositato sulla superficie e in seguito viene fatta aderire la molecola che vogliamo ancorare. Oppure un'altra metodologia è quella là che prevede la progettazione di una chimera idrofobina VMH2 con il lobo C della sassifilina e successiva espressione in Escherichia coli. Il metodo per rilevare questa interazione è il saggio competitivo con tossina marcata. In particolare questo saggio prevede una competizione fra la saxitossina marcata con fluoroforo e una saxitossina non marcata, che è presente nel nostro campione, e tramite una curva di calibrazione possiamo ottenere la concentrazione della saxitossina all'interno del nostro campione. Sperimentalmente il laboratorio ha realizzato un esperimento di determinazione di una tossina algale, l'acido domoico, appartenente alla classe delle amnesic shellfish toxin. In conclusione, ho studiato diversi metodi per rilevare la sassitossina e ho proposto un biosensore, andando a ricercare le possibili molecole sensing per la sassitossina, cercando un modo per immobilizzare le suddette molecole e infine cercando il giusto metodo di rilevamento per l'interazione fra la sassitossina e la molecola sensing. Infine, ho determinato sperimentalmente una tossina marina, l'acido domoico. Avete idea di quali siano i limiti di sensibilità della sassifilina e la possibilità di riutilizzare il sensore dopo un uso prolungato? Allora, i limiti, il LOD, limite di detection per la sassifilina è di 6,3 microgrammi di saxitossina equivalente per 100 grammi di prodotto edibile. E sì, c'è la non i limiti consentiti alla legge. No, il limite della sassifilina, della molecola sensing che ho scelto di utilizzare. Immobilizzare è un limite determinato dalla molecola in fase libera. Ok. No. Immobilizzato potrebbe perdere efficienza, cambiare la. Allora no, il limite di detection in questo caso non è stato rilevato, poiché non sono stati fatti esperimenti su un biosensore di questo genere né sulla sassifilina immobilizzata nel suddetto modo come l'ho proposto io. Quindi no, non sono stati fatti esperimenti. E per la possibilità di riutilizzo, allora la sassifilina può essere riutilizzata, però non so se possa essere riutilizzata una volta che viene immobilizzata. Quindi bisognerebbe fare altre ricerche, altri esperimenti per determinare con sicurezza il riutilizzo. Altre domande? Allora, grazie, si può accomodare. Buongiorno a tutti. Allora. Le materie plastiche sono diventate parte integrante della vita quotidiana di tutti quanti noi. L'utilizzo di tale materiale però ha rivelato una cultura dell'usa e getta.
Oggi le plastiche monouso infatti costituiscono circa il 40% di tutte quelle prodotte ogni anno. Hanno una vita di pochi minuti o di qualche ora, ma poi restano nell'ambiente per centinaia di anni. Vi sono prove che tali residui di plastica possano danneggiare il settore marittimo, industriale, turistico e anche il benessere umano. Quasi 35 tonnellate di rifiuti di plastica vengono prodotti ogni anno, ma solo il 7% di questi viene riciclato. Il resto rimane depositato nell'ambiente o negli oceani. La gestione dei rifiuti è stata riconosciuta come un importante problema globale dall'Assemblea ambientale delle Nazioni Unite e nella dichiarazione leader del G7. Per risolvere tali problemi sono stati effettuati studi su materiali plastici alternativi e biodegradabili. Le bioplastiche. Le bioplastiche rientrano nei materiali che vanno incontro alle esigenze di chi ama l'ambiente, ma non vuole rinunciare alle comodità del progresso. Le bioplastiche possono sostituire le plastiche a base di petrolio, così da ridurre i danni ambientali. Il termine bioplastiche spesso viene usato come sinonimo di biodegradabile, anche se le caratteristiche di questi due materiali sono differenti. Le bioplastiche vengono classificate in base all'essere bio-based, ovvero prodotte interamente o parzialmente a partire da biomassa vegetale, quindi interamente biologica, pertanto non inquinante, e abbiamo alcune delle quali sono biodegradabili. Con biodegradabile noi intendiamo tutti quei materiali che possono essere degradati dai microorganismi. Alcune bioplastiche bio-based sono effettivamente biodegradabili come il PLA o l'acido podilattico, mentre altre, pur essendo biobased, non lo sono, come il BioPET. Le bioplastiche, essendo riciclabili e biodegradabili, rientrano nell'economia circolare, che è una branca dell'economia che si basa sul riciclo, riutilizzo e gestione dei rifiuti. Le bioplastiche possono essere prodotte attraverso varie metodologie. Le più comuni sono il dipping, spraying e casting. Con il dipping si ha l'inserimento del prodotto all'interno della soluzione filmante di bioplastica. Con lo spraying la soluzione filmante viene spruzzata direttamente sul prodotto. Il casting è il principale metodo utilizzato nel settore alimentare. Consiste nel versare all'interno di opportuni supporti la soluzione filmante e viene fatta essiccare fino alla produzione del film stesso. Tra le principali macromolecole utilizzate troviamo proteine e carboidrati oppure delle soluzioni a composizione mista di entrambi. Per migliorare le caratteristiche tecnologiche di questo tipo di film, nel gruppo di ricerca presso il quale ho svolto tale elaborato, viene utilizzato un enzima. Questo enzima è la transglutaminasi, è un enzima che appartiene alla classe alla famiglia delle trasferasi, è un enzima calciodipendente e catalizza la formazione di legami covalenti intra e intermolecolare tra residui di glutamina e di lisina presenti in proteine substrato. La transglutaminasi può essere ottenuta attraverso tre approcci differenti: estrazione e purificazione da tessuti animali, ingegnerizzazione di alcuni microrganismi così da abbassare i costi di produzione, oppure prodotta in maniera endogena da alcuni microrganismi. In particolare ne parliamo di Streptoverticillium mobarense, che è un microrganismo che produce una transglutaminasi microbica che è calcio indipendente, una caratteristica molto interessante soprattutto in ambito alimentare nelle reazioni di modificazioni di proteine, le quali sono calciosensibili. In presenza di quest'ultimo precipitano e diventano non più disponibile l'attività dell'enzima. Utilizzando invece questa transglutaminasi microbica si ovvia tale problema. Ha un range di attività di pH tra 5 e 8 e una temperatura ottimale di attività tra i 37 e i 50 gradi. Viene largamente utilizzata per produrre film idrocolloidali. Inoltre viene utilizzata anche nel settore industriale appunto per la sua capacità di modificare le proteine per favorire il fenomeno del foaming per aumentare la viscosità di alcune soluzioni o aumentare la capacità di tali soluzioni di trattenere l'acqua. Tra le principali proteine utilizzate nel gruppo di ricerca presso il quale effettuerò da elaborato troviamo la fasiolina. La fasiolina viene estratta dal fagiolo comune, è una proteina N-glicosilata o monomera. Resiste al trattamento con tripsina e al trattamento ad alta pressione. Inoltre è substrato della transglutaminasi microbica che possiede dei residui di glutamina e di lisina. Tra invece i polisaccaridi maggiormente utilizzati troviamo le pectine, che vengono estratte dalla buccia della frutta. Sono dei polimeri di acido galatturonico e vengono classificati in base al grado di esterificazione. Una proprietà importante è la stabilità della soluzione, che viene misurata in base al potenziale Z. Le particelle disperse in acqua assumono una carica superficiale dovuta a fenomeni di ionizzazione e assorbimento di carica. Quando sono immersi in soluzione abbiamo che intorno ad essi si viene a formare un doppio strato ionico. Quando queste particelle si muovono, si muove anche il doppio strato ionico e il potenziale Z è proprio il potenziale a livello di questo doppio strato o piano di scivolamento, quindi
quindi sleeping plane. Il valore del potenziale Z viene utilizzato proprio per predire la stabilità di tali soluzioni. Infatti un valore accettabile di potenziale Z deve essere o inferiore a meno 30 mV o superiore a 30 mV, così da garantire delle forze repulsive tali da evitare fenomeni di flocculazione o precipitazione. Dopodiché si passa alla caratterizzazione delle bioplastiche studiando le proprietà meccaniche o la permeabilità. Tra le proprietà meccaniche studiate abbiamo il carico massimo a rottura, che indica la tensione massima alla quale il nostro campione può essere sottoposto prima di rompersi, l'allungamento a rottura, che indica l'estensibilità del film, e il modulo di Young, che ne indica la rigidità. La permeabilità invece viene misurata attraverso il permeabilimetro ed indica la velocità di trasferimento di permeante all'interno di un polimero. Viene studiato principalmente per l'anidride carbonica, ossigeno e il vapore acqueo, perché sono essenziali per la respirazione di tessuti viventi quali frutta o verdura. Nel gruppo di ricerca presso quale effettuato tale elaborato sono stati prodotti anche dei film edibili utilizzando una fonte proteica inusuale, ovvero le proteine estratte dalla cicerchia. La cicerchia è un legume che viene largamente utilizzato in Asia e in Africa, sia per l'alimentazione degli animali che per quella umana, in quanto la farina prodotta da questo legume viene facilmente digerita dall'intestino umano. Inoltre, essa è substrato della le proteine estratte da questo legume sono substrato della transglutaminasi microbica perché possiede dei residui di glutamina e di lisina. Infatti, in questa SDS page possiamo vedere che all'aumentare della concentrazione dell'enzima abbiamo una riduzione delle bande a basso peso molecolare con un concomitante aumento dei polimeri ad alto peso molecolare, alcuni dei quali non riescono neanche ad entrare nel gel. In questa slide possiamo vedere che i film prodotti utilizzando proteine trattate con transglutaminasi microbica possiedono un buon grado di manipolabilità e di trasparenza. Mediante analisi al microscopio elettronico a scansione è stato visto che i film prodotti utilizzando proteine modificate dalla transglutaminasi presentano una struttura più compatta e omogenea. In questa slide possiamo vedere che sono state analizzate alcune proprietà meccaniche sia per i film prodotti utilizzando proteine trattate con transglutaminasi che non, e vediamo un aumento per quanto riguarda il carico massimo a rottura e l'allungamento a rottura, mentre una diminuzione del modulo di Young indica che questi film sono meno rigidi rispetto a quelli non trattati con transglutaminasi microbica. Infine sono stati effettuati degli esperimenti di gestione in condizioni fisiologiche e le proteine trattate con l'enzima avevano una resistenza maggiore all'interno del tratto gastro-duodenale. Inoltre si possono produrre dei rivestimenti che potrebbero essere dei trasportatori di molecole bioattive all'interno del tratto gastrointestinale, ovviamente trattandoli con la transglutaminasi microbica. In conclusione possiamo affermare che le proteine e carboidrati derivanti da scarti agricoli o da colture non convenzionali possono essere utilizzati per produrre bioplastiche e la transglutaminasi microbica può essere effettivamente utilizzata per migliorare le caratteristiche tecnologiche delle bioplastiche a base idrocolloide. Grazie dell'attenzione. È stata fatta un'estrazione a pH alcalini per quanto riguarda le proteine della cicerchia. Quindi è la cicerchia d'alcalina, non è uno scarto, diciamo? No, però è una cultura inusuale. Infatti noi non togliamo delle risorse, per esempio, che potrebbero essere utilizzate per l'alimentazione umana, bensì utilizzando questo tipo di fonti primarie abbiamo una notevole riduzione dei costi di produzione della bioplastica rispetto, per esempio, a utilizzare delle materie prime che vanno a essere tolte ad altri settori come il settore alimentare, per esempio. Grazie. Puoi chiarire la condizione di astri che con l'altro? Sì, sono state fatte degli esperimenti di condizioni fisiologiche in vitro, sì, in cui appunto le proteine trattate con questo enzima avevano una maggiore resistenza a questo tratto. Infatti si è pensato anche di poter eventualmente utilizzare dei rivestimenti in bioplastica trattati con tale enzima per utilizzarli come trasportatori di molecole bioattive in questo tratto gastro-duodenale, proprio appunto perché resistevano maggiormente in questo ambiente rispetto a dei film in cui non sono state utilizzate proteine trattate. Utilizzate l'enzima commerciale o la luce? No, l'enzima commerciale, infatti
ha un costo anche abbastanza irrisorio che va sempre a influire sul costo finale del processo, che è di circa 90 euro al chilo, ma bisogna considerare che comunque vengono utilizzati pochi microgrammi di tale enzima all'interno del processo, quindi anche questo è permette di avere dei costi bassi di produzione di questo tipo di bioplastiche, che produrla sarebbe molto più costoso che acquistarla in questo caso, per esempio. Altre domande? Napolitano Valentina. Il mio elaborato di laurea ha riguardato le idrofobine e in particolare le loro proprietà come sostituti dei tradizionali metodi di funzionalizzazione delle superfici. Le idrofobine sono piccole proteine secrete come monomeri da funghi filamentosi e hanno la capacità di autoassemblare in presenza di un'interfaccia aria-acqua. Grazie a queste proteine i funghi riescono a supportare la crescita di tutta una serie di strutture aeree come ife, corpi fruttiferi e spore. Non hanno delle sequenze esattamente conservate, ma sono caratterizzate da 8 residui di cisteina che formano 4 punti isolfurici. Sono divise in 2 classi e sono capaci di modificare la bagnabilità delle superfici, rendendo idrofobiche le superfici idrofiliche e viceversa. Sono numerosi i campi di applicazione delle idrofobine, tra cui possiamo ricordare il loro utilizzo come piattaforma per l'immobilizzazione proteica o come partner nella produzione di proteine chimeriche. Entrambe le classi di idrofobine sono state utilizzate con successo in una varietà di applicazioni biotecnologiche, tra cui la funzionalizzazione delle superfici. La funzionalizzazione e modifica delle superfici sono delle tecniche spesso utilizzate per modificare struttura, morfologia di un materiale e le tecniche tradizionali comportano l'assorbimento fisico o chimico dei composti alla superficie attraverso dei legami covalenti e non. Grazie all'utilizzo delle idrofobine si formano dei biofilm estremamente stabili su diversi materiali attraverso dei legami invece non covalenti. Sono diverse le superfici funzionalizzate con idrofobine, tra cui possiamo ritrovare il silicio, il polistirene, vetro, nanomateriali e l'amica e il polidimetil silossano. In particolare l'amica e il polidimetil silossano sono due materiali che sono stati funzionalizzati con idrofobine di classe 2 prodotte da Tricoderma Resei. Questa idrofobina di classe 2 va a modificare la bagnabilità di queste due superfici e per misurare in che modo hanno modificato la bagnabilità di queste superfici è stato misurato l'angolo di contatto con l'acqua, anche detto water contact angle, in quanto questa tecnica misura proprio la bagnabilità una superficie, in quanto se l'angolo è maggiore di 90 gradi, allora la superficie è idrofobica, invece se l'angolo è minore di 90 gradi, allora la superficie è idrofilica. Possiamo osservare come nel caso dell'amica la superficie da idrofilica è diventata leggermente più idrofobica, mentre invece nel caso del polidimetil silossano si è avuto un cambiamento radicale da superficie idrofobica a superficie idrofilica. Le idrofobine sono state inoltre utilizzate nella produzione di proteine chimeriche, quindi come proteine partner. Infatti le proteine chimeriche sono proteine di fusioni che vanno ad unire le proprietà della proteina target e della proteina partner.
Le proteine chimeriche prodotte utilizzando idrofobine sono state prodotte utilizzando sia idrofobine di classe 1 che idrofobine di classe 2. Tra le proteine chimeriche prodotte utilizzando idrofobine di classe 1 possiamo ricordare la proteina di fusione VMH2-GFP, che unisce le proprietà dell'idrofobina e la fluorescenza della proteina target. Questa proteina di fusione è utilizzata come metodo alternativo per il monitoraggio della trombina in campioni biologici grazie alla presenza di un sito di taglio per questa proteasi. Inoltre possiamo qui ritrovare un paragone nell'immobilizzazione di laccasi tramite idrofobine oppure attraverso l'immobilizzazione mediante un cross-linking con glutaraldeide. Nel caso dell'immobilizzazione attraverso idrofobine sono state prodotte delle chimere utilizzando idrofobine di classe 1. Le idrofobine sono responsabili dell'assemblaggio sulla superficie, creando così un layer che lascia esposte le laccasi che hanno un'alta attività enzimatica. Invece nel caso del legame attraverso un cross-linking con glutaraldeide vi sono tutta una serie di conseguenze ottimali, tra cui per esempio la temperatura che diminuisce di conseguenza permette di avere un ambiente meno drastico, ma ci sono anche tutta una serie di contro, tra cui l'irrigidimento della struttura terziaria dell'enzima e il verificarsi di reazioni non selettive. Infine, nella mia esperienza di laboratorio ho potuto provare sul campo come le idrofobine siano effettivamente un ottimo metodo di immobilizzazione per le laccasi e ho immobilizzato due idrofobine di classe 1 prodotte una da un fungo marino e una da un fungo terrestre. Una volta depositate le idrofobine in una piastra multipozzet incubato per una notte, abbiamo effettuato dei lavaggi per eliminare le idrofobine che non si erano immobilizzate e abbiamo calcolato la resa di immobilizzazione. Una volta immobilizzate le idrofobine, abbiamo depositato le laccasi su questo layer preformato e abbiamo misurato l'attività laccasica. Come controllo sono state immobilizzate le laccasi in assenza di idrofobine e inoltre sarà anche testata la resa di immobilizzazione di una proteina di fusione prodotta proprio con una idrofobina di classe 1 e una laccasi. La resa di immobilizzazione è stata calcolata anche in questo caso e possiamo affermare che una laccasi si immobilizza meglio dell'altra, ma soprattutto si può osservare come la chimera abbia la resa di immobilizzazione più elevata. In conclusione possiamo affermare che le idrofobine possono essere utilizzate per funzionalizzare diverse superfici oppure per produrre proteine chimeriche e di conseguenza si sono evidenziati i vantaggi dell'utilizzo di queste proteine e come nel futuro potranno sostituire i metodi tradizionali in quanto sono un'alternativa ecologica ed economica. Grazie per l'attenzione. Grazie. Ci sono domande da parte della Commissione? Volevo sapere una cosa. Abbiamo fatto il confronto della laccasi? Sì. Scusi, non ho sentito. Sì. Abbiamo fatto un saggio di attività enzimatica. Allora, per verificare quindi se c'è anche ovviamente un'adesione specifica, facciamo appunto, grazie a dei lavaggi riusciamo sicuramente a sapere appunto se ci sono state delle proteine che non si sono immobilizzate e quindi andiamo a eliminare tutte le proteine che non si sono legate e grazie al controllo riusciamo a sapere se sono presenti invece, se c'è appunto l'immobilizzazione non in presenza di idrofobine. Sì, certo, si fa per differenza tra quelle immobilizzate meno quelle che effettivamente andiamo a ritrovare poi nei lavaggi, che sono ovviamente le idrofobine che non si sono immobilizzate. Quando parlate di rese di immobilizzazione, in realtà poi misurate l'attività. Durante l'immobilizzazione la proteina potrebbe immobilizzarsi in modo tale da non essere esposta. Esatto, da non essere ovviamente. In termini di proteine, magari
esatto, sì, perché noi comunque dobbiamo andare a, comunque a controllare l'attività enzimatica, che è quella che a noi interessa, quindi può essere che ovviamente ci sono state delle proteine che si sono immobilizzate, ma andando magari a avere un cambiamento nella loro struttura terziaria che non permette più di avere un'attività enzimatica e di conseguenza non solo, anche ma non si è più esposto, esatto. Come noi ci immaginiamo magari appunto che venga esposto, mentre invece potrebbe essere non esposto e di conseguenza non avere attività enzimatica. Questo è qualche sistema per ampliare, amplificare l'efficienza di legame orientando il situativo verso l'esterno? Sicuramente utilizzando le proteine chimeriche, in quanto ovviamente noi andiamo a immobilizzare le proteine andando proprio a far esporre alla lactasi il suo sito attivo, in quanto ne andiamo a produrre una proteina di fusione. Quindi siamo sicuri che il sito attivo sarà esposto verso l'esterno. E quindi questo è sicuramente uno dei metodi. Volevo sapere una cosa, ci sono due trofobine diverse. Sì. Che differenza c'è tra queste due? Sono due trofobine, sempre di classe 1, so che sono appunto prodotte da due funghi diversi. E inoltre possiamo anche fare una differenza in quanto una idrofobina è anche secreta nel brodo di coltura. Quindi è anche più semplice, insomma, da purificare, possiamo dire. Mentre invece l'altra deve avere dei processi di purificazione. Mentre invece l'altra è direttamente presente nel brodo di coltura. Sì. Sì, sono simili. Hanno sempre appunto una struttura terziaria, che è appunto tipica di quella delle idrofobine di classe 1, quindi con due foglietti beta antiparalleli e dei loop molto, diciamo, presenza di loop più lunghi rispetto alle idrofobine di classe 1, che hanno invece dei loop di classe 2, che hanno dei loop invece molto più intervallati e regolari. Grazie. Si prepara per la presentazione Pizza Cane, Sara. Il tema del mio elaborato di laurea fa riferimento alle proteine biosurfattanti con un focus circa la morfologia, quindi la struttura di queste proteine, la produzione e il loro ruolo fisiologico e i possibili campi applicativi. Diciamo che in questa slide ho voluto riassumere i punti fondamentali del mio ragionamento che verranno esposti in questa presentazione. Si fa riferimento alle proteine biosurfattanti o più specificamente biotensioattive come metaboliti secondari anfifilici prodotti da più microorganismi, ma diciamo che mi sono concentrata in particolare sui biotensioattivi prodotti dai funghi. Ad oggi molti tipi di surfattanti e tensioattivi vengono utilizzati nell'ambito industriale, ma non di rado sono riscontrate delle problematiche circa il loro utilizzo, sia sulla salute umana sia per il loro impatto ambientale, e i fattori da considerare sono quindi tossicità e biodegradabilità. La tossicità come misura degli effetti avversi provocata dalla presenza dall'utilizzo dei surfattanti tensioattivi, e la biodegradabilità che rappresenta invece la capacità dei microrganismi di degradare i tensioattivi. Diciamo che si pone l'attenzione sui biotensioattivi grazie al fatto che sono caratterizzati da una bassa tossicità ed elevata biodegradabilità. In questa parte introduttiva volevo anche introdurre la differenza tra biotensioattivi e bioemulsionanti, in quanto molto spesso potremmo fare confusione tra questi due termini, visto che molto spesso molecole tensioattive fungono anche da emulsionanti. Però in linea generale potremmo dire che i biotensioattivi hanno la capacità principalmente di abbassare la tensione superficiale, mentre i bioemulsionanti favorire la miscibilità tra liquidi generalmente miscibili. La mia attenzione si è quindi concentrata sulle ceratoplatanine e le idrofobine come proteine tensioattive e biotensioattive.
Le ceratoplatanine svolgono un ruolo fondamentale nella vita del fungo perché costituenti della parete cellulare, ma vengono anche secrete nel mezzo extracellulare. La struttura primaria le caratterizza per 120 amminoacidi, di cui ricordiamo la presenza di 4 ciseine coinvolte nella formazione di 2 ponti di solfuro, e la struttura secondaria è caratterizzata invece da un doppio beta barrel, 6 beta strands e 2 alfa eliche. Diciamo quindi che le proprietà che le caratterizzano sono sicuramente elevata resilienza, oltre che capacità emulsionanti e tensioattive, che le vedono quindi coinvolte anche in alcune applicazioni. L'attività in particolare expansin-like è quella che consente alle ceratoplatanine di essere sfruttate in alcuni campi applicativi per i quali sarà dedicata una slide apposita. Le idrofobine sono un altro tipo di proteine su cui si è posta la mia attenzione. In questa immagine si possono vedere varie caratteristiche, quindi dalla struttura alle possibili applicazioni, e il ruolo fisiologico le vede coinvolte in particolare nell'adesione del fungo alle superfici, ma soprattutto nella formazione delle strutture riproduttive. Infatti, grazie alla presenza di idrofobine, le spore possono lasciare l'ambiente acquoso per favorire la riproduzione fungina. La struttura primaria le caratterizza per la presenza di 100 aminoacidi, questa volta sono 8 le cisteine coinvolte nella formazione di 4 ponti disolfurici, mentre le strutture secondarie sono ricche di strutture beta. E come dicevo, l'elevata resilienza e le elevate capacità emulsionate e tensioattive accomunano le idrofobine e le ceratoplatanine. Le applicazioni, come prima dicevo, rappresentano per le idrofobine un fattore fondamentale, in quanto potrebbero essere coinvolte come additivi nell'industria petrolifera per rendere eco-friendly le tecniche di oil recovery, dato che le idrofobine potrebbero essere sfruttate per la capacità di formare layer stabili all'interfaccia, ma anche favorire la miscibilità di liquidi generalmente immiscibili, quindi diciamo una fase acquosa ed una non acquosa. Le ceratoplatanine invece si vedono coinvolte in un tipo di applicazioni differente, visto che potrebbero essere sfruttate per le applicazioni per la loro capacità expansin-like, quindi di degradazione della cellulosa, consentendo il trattamento dei materiali di scarto della lignocellulosa, quindi per esempio i materiali di scarto dell'agricoltura e della silvicoltura per la produzione di biodiesel. Ho potuto sperimentare in laboratorio le capacità emulsionanti e tensioattive di una proteina, la proteina PAC3, isolata dal Mar Mediterraneo in prossimità dell'isola d'Elba. E diciamo che le capacità emulsionanti di questa proteina si sono rivelate molto buone, quindi un indice di emulsione pari all'80%, calcolato dopo 24 ore, infatti è 24 dato dall'altezza dell'emulsione fratto l'altezza totale per 100, e è 24 perché servono 24 ore, tempo necessario affinché l'emulsione possa dirsi stabile, il momento in cui viene quindi calcolato questo indice. E diciamo che l'80% come indice di emulsione viene calcolato ad una concentrazione pari a 0,2 mg su millilitro, perché come si vede dall'immagine a concentrazioni inferiori l'emulsione è minore, diciamo. Le capacità tensioattive invece sono state determinate, valutate grazie al metodo dell'anello Nui, e la tensione superficiale di una soluzione contenente la proteina PAC3 spesa in un buffer sodio-fosfato è risultata pari a 44,9 mN su metro, a una concentrazione circa intorno quindi a 0,2 mg su millilitro, e come controllo è stata considerata la tensione superficiale di una soluzione costituita solo da tampone, e quindi come controllo è stato preso in considerazione la tensione pari a 73 mN su metro. Diciamo che ancora devono essere chiarite del tutto, soprattutto la struttura e il ruolo fisiologico nei dettagli, in particolar modo delle ceratoplatanine, ma sicuramente ulteriori approfondimenti potrebbero vedere l'utilizzo nel campo reale di queste proteine, visto che per ora le possibili applicazioni vengono sperimentate solo in laboratorio, quindi su biomodelli e su materiali cellulosici, ma sicuramente rappresentano un'opportuna possibilità in futuro. Se posso prima un commento sull'uso del prefisso bio.
Sì. Viene utilizzato spesso per santificare una qualsiasi cosa. Ma ciò che è bio a volte... certo, non è del tutto... ci sono prodotti di sintesi e ci sono gli altri prodotti. Certo, io diciamo... Biotensioattivo. Potrebbero esserci prodotti di sintesi tensioattivi più efficienti, certo. più degradabili. Certo, sì, ma infatti si vede anche nell'immagine che prima ho inserito. Sì. Ci sono le opportune eccezioni, insomma, di caso. Ma l'uso della parola biotensioattivo commercialmente viene utilizzata per santificare certo, la cosa, ma non è così. Quando avete parlato, ipotizzato un processo di utilizzo di questi tensioattivi per sistemi di oil recovery, immagino vi riferiate a episodi in cui c'è un grosso incidente, una valutazione economica di un trattamento del genere. Il biotecnologo deve fare. Certo, professore, diciamo che in particolar modo la questione economica deve essere sicuramente considerata, anche se ad oggi, visto che anche le rese del processo non sono ancora, visto che sono sperimentate ancora in laboratorio, bisognerebbe prima effettuare ulteriori valutazioni su quelle che potrebbero essere le reali applicabilità, l'utilizzo, la quantità di materiale necessaria per poi effettuare una vera e propria valutazione sui costi necessari, perché è ancora sperimentato in laboratorio. Ti prego, Cinzia, sì. Posso oppure te? Sì. Un po' la voce, no? Che non si dà più la è qui da mio. Della mamma. No, volevo sapere se avevi confrontato le proprietà delle molecole che hai caratterizzato con altri tensioattivi già disponibili commercialmente. Per esempio l'SDS, che per esempio ha un indice di emulsione molto inferiore rispetto all'80% determinato per PAC 3, solo che il problema è che non c'è l'indice di emulsione è intorno al 34%. Solo che mentre queste proteine, la PAC 3 per esempio, è stata testata sull'olio modello il Dectolo, l'SDS è stata testata, l'indice di emulsione viene preso in considerazione sul toluene, quindi diciamo la comparazione non è del tutto, però effettivamente con opportuni esperimenti si potrebbe effettuare una comparazione più precisa. Altre domande? Grazie. Tara Fottino Giuseppe. Buongiorno a tutti. Il mio progetto di tesi si è basato sull'analisi degli effetti biologici di una coltura monospecifica di fitoplancton antartico isolato da campioni provenienti da Mordi Rosso su linee cellulari umane in coltura. L'interesse verso questi microrganismi marini antartici nasce dal fatto che questi rappresentano una potenziale fonte di composti bioattivi in quanto hanno sviluppato capacità sia competitive sia di resistenza ad ambienti estremi. Il mio progetto di tesi inoltre si pone all'interno di un progetto più ampio, coordinato dalla professoressa Lamangoni del Dipartimento di Biologia e in collaborazione con la professoressa Alessandra Pollice, nel quale laboratorio appunto si è
si è svolta la mia attività di tirocinio, che si è basata sulla valutazione dell'attività biologica su cellula marina in coltura di un estratto crudo di un dinoflagellato ancora non caratterizzato, isolato appunto da questi campioni provenienti dal mare di Ross e cresciuti in condizioni di stress. Prima del mio arrivo in laboratorio, allo scopo di valutare eventuali effetti dell'estratto crudo di dinoflagellato su queste cellule umane, sono stati svolti saggi di vitalità cellulare, saggi MTT, e di proliferazione cellulare su due linee cellulari, una linea cellulare tumorale di carcinoma squamosovare, le cellule A431, e una linea cellulare di cheratinociti umani spontaneamente immortalizzati, ovvero le cellule ACAT. In realtà c'è da dire che da questo dinoflagellato sono stati ottenuti due diversi tipi di estratti, ricavati da due colture di questo dinoflagellato. Una coltura presentava condizioni di crescita a 2 gradi centigradi e in terreno di coltura completo, mentre l'altra sempre a 2 gradi centigradi, però in terreno di coltura con scarsità di nutrienti. In entrambi i casi gli estratti sono stati ottenuti tramite prima un'estrazione in acetone e in seguito una risospensione in DMSO. Come si può vedere appunto da questi dati di saggi di vitalità cellulari, entrambe le cellule sono state trattate con entrambi gli estratti e si può notare come entrambi gli estratti abbiano provocato una diminuzione della vitalità cellulare. In particolar modo sembrerebbe che l'effetto dell'estratto del dinoflagellato cresciuto in condizioni di stress presenti un effetto più marcato e in particolar modo l'effetto sembra maggiore sulle cellule tumorali. Quindi dal momento che appunto l'estratto cresciuto ottenuto dalle condizioni di stress risulta avere un effetto più marcato, la mia tesi si è appunto concentrata all'indagare a livello molecolare gli effetti di questo estratto sulle cellule, in particolar modo appunto con saggi di Western blot e immunofluorescenza. A monte dei saggi di Western blot, entrambe le cellule, sia le ACAT che le A431, hanno subito un trattamento per 24 ore con l'estratto crudo del dinoflagellato cresciuto in condizioni di stress. In seguito hanno subito lisi proteica, è stata fatta un'estrazione proteica e successivamente i campioni sono stati prima quantizzati tramite saggio di Bradford e in seguito è stata svolta una SDS page. Successivamente all'SDS page le proteine dal gel sono state trasferite su una membrana di PVDF e successivamente questa membrana è stata incubata con gli anticorpi qui riportati. Per andare a valutare l'effetto molecolare di questo estratto, dato che provocava dai saggi preliminari di vitalità cellulare una diminuzione della vitalità cellulare, si è pensato che tale diminuzione potesse essere causata dall'attivazione di un qualche meccanismo di apoptosi. Allora si è andato a valutare a livello cellulare la situazione della proteina PARP1, in quanto questa proteina, quando proteolizzata, è chiaro indice di attivazione dei meccanismi di apoptosi. Come si può notare da Western blot, è presente della proteina PARP1 solo la banda, un'unica banda a 116 kD Dalton, che è appunto rappresentante la proteina PARP non proteolizzata. Quindi molto sembrerebbe che non sia implicato in questa diminuzione di vitalità un'attivazione di un meccanismo per apoptosi. Inoltre sono andato a valutare anche l'espressione proteica delle proteine P21, che è un regolatore del ciclo cellulare, in particolar modo è un inibitore durante la fase di transizione del ciclo cellulare da G1 a S. Inoltre sono andato a valutare anche la proteina fosfoerc, ovvero una proteina facente parte della famiglia delle MAP chinasi, che appunto è coinvolta nei processi di trasduzione del segnale, e in particolar modo la proteina fosfoerc, quando sottoposta a brevi stimoli, è un attivatore dei processi di proliferazione, mentre invece quando sottoposta a stimoli duraturi nel tempo risulta essere un inibitore di questi. Ovviamente per visualizzare meglio l'espressione quantitativa di queste proteine, sono stati fatti dei saggi di analisi densitometriche sulle bande. Appunto si può notare più chiaramente come in entrambi gli estratti non diluiti, in entrambe le cellule trattate con estratto non diluito del dinoflagellato,
risulti un lieve aumento di P21 e un aumento della proteina fosforica. Successivamente sono anche andato a valutare se ci fosse un effetto a livello morfologico e anche qui, a monte dei saggi di immunofluorescenza, le proteine, entrambe le linee cellulari sono state trattate con l'estratto grezzo, l'estratto crudo di dinoflagellato cresciuto in condizioni di stress per 24 ore. E successivamente le cellule sono state fissate dai trini tramite trattamento con paraformaldeide e in seguito incubate con due fluorofori, il DAPI per consentire la visualizzazione dei nuclei cellulari e la faluidina, che è una micotossina che conosce selettivamente la F-actina, ovvero l'actina polimerizzata, e inoltre è anche uno stabilizzatore dei microtubuli, quindi sostanzialmente è stata utilizzata per visualizzare il citoscheletro cellulare. E si può vedere come in entrambe le linee cellulari trattate con l'estratto non diluito il segnale della fluidina rispetto al controllo risulti quasi assente. Ciò sembrerebbe indicare che la lactina non si sia polimerizzata e quindi conseguenza perciò sembrerebbe non essere presente il segnale. Inoltre questi esperimenti sono molto significativi in quanto oltre ad essere stati ripetuti varie volte e aver riscontrato sempre gli stessi risultati, tutte le immagini sono state registrate con le stesse impostazioni. Quindi vuol dire che appunto questi risultati sembrerebbero attendibili. In conclusione, nonostante questi comunque siano tutti esperimenti e dati preliminari, sicuramente debbano essere approfonditi e ripetuti, si può comunque assumere che l'estratto crudo di questo dinoflagellato, soprattutto quello cresciuto in condizioni di stress, abbia un effetto tossico sulle cellule. Ovviamente il meccanismo molecolare non è ancora ben chiarito, però nonostante ciò, appunto, almeno da questi saggi preliminari, si può dire che molto forse non è presente la diminuzione di vitalità cellulare causata da meccanismi di apoptosi, e inoltre sembrerebbe innescarsi all'interno delle cellule una risposta di sopravvivenza causata, diciamo, avvalorata appunto dall'induzione di due proteine, P21 e fosfoERK, e inoltre sembrerebbe che tale estratto potrebbe provocare una ristrutturazione del citoscheletro. Ovviamente questi, come ho ripetuto già, sono dati molto preliminari, sono un input per avviare una linea di ricerca, però nulla toglie che in un futuro molto lontano, se questi dati venissero appunto comunque confermati, e casomai pure confermati e anche studiati più nel dettaglio, nulla toglie che potrebbero comunque avere delle grosse implicazioni in vari ambiti, come ad esempio il campo farmaceutico per la produzione di nuove terapie antitumorali o comunque per il potenziamento di terapie già esistenti. E grazie per l'attenzione. Sperando dei tempi un po' più brevi. Lo sviluppo. Okay, lo so, come ho detto, comunque. Domande della sfera commissione? Ti volevo chiedere una cosa. Tu hai detto che ci sono dei livelli di tossicità sulle cellule, giusto? Quindi sia sulle ACAT che sulle A4T1. Più seccatamente sulle A4T1 che sulle ACAT. Allora mi chiedo, i dati di Western Blot, perché non sono stati effettuati sulle A4T1 che, diciamo, sono pure la linea cellulare tumorale, allora, nell'ottica di cercare un farmaco antitumorale? Sostanzialmente, un po' è tutto stato basato che ho fatto sia i saggi sulle ACAT, non sono riuscito a comprare sulle A4T1 per la questione della pandemia, però ovviamente il Western Blot è rappresentativo perché un insieme di tutti i Western Blot, certo, che io comunque spero. Anche perché potrebbe essere un dato interessante il fatto che non ci sia molto in cellule immortalizzate. Perciò ho detto appunto che devono essere ripetuti gli esperimenti. Un po' di colore. Però non è colpa sua. Stavolta non è colpa sua. Stavolta non è colpa mia. Stavolta. Vabbè, ho precisato. No, sì, infatti. Grazie. Altre domande? Oltre alla tempistica del gruppo. Allora, grazie. E si prepara di Giacomo
Mari Cappusi. Salve a tutti, buongiorno. Il mio progetto di tesi si... Ah? Un po' di voce in più. Allora, il mio progetto di tesi si basa sull'immobilizzazione enzimatica di enzimi naturali e artificiali su nanoparticelle. Per questo motivo, trattandosi di un lavoro bibliografico, mi sono focalizzata sulla letteratura dell'ultimo decennio. Il mio scopo è quello di dimostrare l'efficienza dell'immobilizzazione enzimatica e lo farò fornendo delle strategie circa l'immobilizzazione e dando delle linee guida circa i criteri da rispettare per ottenere un'efficiente immobilizzazione. Inoltre presenterò due casi studio, in ognuno dei quali un enzima naturale verrà immobilizzato su nanoparticelle di grafene ossido ridotto, mentre una tipologia di enzimi artificiali verrà invece immobilizzata sulle nanoparticelle d'oro. Un enzima immobilizzato risulta essere un biocatalizzatore che è ancorato ad un supporto solido, il quale, attraverso un non protocollo, viene mantenuta l'attività catalitica. Molti possono essere i vantaggi che porta all'immobilizzazione, quali il miglioramento dell'efficienza catalitica, il miglioramento della variazione al pH, la stabilità al calore, oppure la possibilità di utilizzare questo sistema in processi continui. Per quanto riguarda i criteri da tenere in considerazione per ottenere un'efficiente immobilizzazione enzimatica, abbiamo bisogno di considerare la scelta del supporto, la scelta dell'enzima e la scelta del metodo di immobilizzazione. Questi sono generalmente quattro e sono adsorbimento, intrappolamento, cross-linking e immobilizzazione sfruttando i legami covalenti. In letteratura i due casi più diffusi sono quello per adsorbimento e immobilizzazione sfruttando i legami covalenti. Tra i vantaggi dell'adsorbimento è la mancanza di dover funzionalizzare l'enzima e il supporto, ma lo svantaggio può essere dunque la probabilità di perdere l'enzima nell'ambiente di reazione. Dall'altra parte, per quanto riguarda invece l'immobilizzazione sfruttando i legami covalenti, questo consente di non perdere, quindi previene l'enzima dalla sua perdita nell'ambiente di reazione, ma questo potrebbe indurre dei cambiamenti conformazionali che si traducono in perdita di attività catalitica. Per quanto riguarda invece la scelta dei supporti, con l'avvento delle nanotecnologie e di conseguenza con lo sviluppo dei nanomateriali, che sono caratterizzati dunque da un elevato rapporto superficie-volume e che di conseguenza consentono un'elevata capacità di caricamento dell'enzima, sono stati sviluppati nanomateriali, nanoparticelle metalliche, nanoparticelle di silice polimeriche, oppure composti del carbonio, oppure dei nanomateriali basati sul carbonio. Tra questi individuiamo il grafene, che può essere ossidato dando origine al grafene ossido, che a sua volta può essere ridotto a grafene ossido ridotto. Questi presenteranno sulla superficie dei gruppi ossidrilici e dei gruppi carbossilici. Particolare importanza è il grafene ossido ridotto, che può sequestrare radicali ossidrilici nell'ambiente di reazione, prevenendo dunque l'inattivazione enzimatica. Per quanto riguarda invece le nanoparticelle metalliche sulle quali mi sono focalizzata, sono quelle appunto le nanoparticelle d'oro, che in ambiente acquoso costituiscono una sospensione colloidale che può variare di colore a seconda delle dimensioni e della forma che queste assumono. E negli ultimi tempi, grazie dunque alle spiccate proprietà delle nanoparticelle d'oro, sono stati sviluppati dei test per il rilevamento di SARS-CoV-2. Per quanto riguarda invece la classe degli enzimi che sono stati, sulla quale mi sono focalizzata, è quella delle metalloproteine, che sono coinvolti in molti processi biologici, quali il trasferimento degli elettroni, il trasferimento, l'attivazione e la conservazione dell'ossigeno. Inoltre, con l'aumentare delle conoscenze nel mondo delle proteine e di conseguenza
con l'aver capito che esiste una correlazione tra la struttura e la funzione, sempre più si è diffusa l'idea di poter sostituire degli enzimi naturali con degli enzimi artificiali. Per questo motivo il gruppo di ricerca AMEG, grazie al, diciamo, a processi di miniaturizzazione, ha dato vita alla famiglia dei Mimochrom, sulla quale mi focalizzerò. Mentre per quanto riguarda l'enzima naturale a cui ho fatto riferimento è la perossidasi d'arafano, meglio conosciuta come HRP. Quest'ultima si tratta di una proteina caratterizzata dal gruppo M che può alloggiare un atomo di ferro, il quale risulta essere pentacoordinato. La sesta posizione di coordinazione viene lasciata libera per consentire l'alloggiamento del perossido di idrogeno, senza il quale la perossidasi non potrebbe svolgere la sua attività catalitica, che si basa dunque sull'ossidazione di vari composti organici sfruttando un ciclo catalitico a tre step. Ed è proprio la capacità di ossidare questi composti organici che è stata sfruttata per il trattamento delle acque di scarico, che solitamente presentano una concentrazione di fenoli di 2500 mg per litro. È stato visto, paragonando l'HRP immobilizzata con quella libera, che quella immobilizzata ha bisogno di tempi più bassi di degradazione e che in 30 minuti è in grado di ridurre del 95% la concentrazione del fenolo. Questo, diciamo, i dati vengono ricavati in seguito ad un saggio colorimetrico sfruttando la 4 aminoantipiridina, ed è stato visto che la costante catalitica è aumentata di circa 6,5 volte, mentre l'efficienza catalitica di 8,5. L'HRP è stata immobilizzata sfruttando i legami covalenti, sfruttando un legame covalente che si è instaurato tra la catena laterale, il gruppo amminico della catena laterale di una lisina libera, e il gruppo aldeico della glutaraldeide che funge da linker tra le nanoparticelle di grafene ossido ridotto precedentemente funzionalizzate con un gruppo amminico. Per quanto riguarda invece la famiglia di Mimochrom, questi si intendono dei coniugati peptidoporfirinici che sono ottenuti in seguito a processi di miniaturizzazione, quindi vengono ridotti ai mini componenti che consentono di ottenere un'attività catalitica. Il massimo esponente, che può essere considerato come l'artificiale controparte di HRP, è ferro Mimochrom 6*A. Perché che presenta sempre, paragonata all'HRP, una costante catalitica aumentata di circa 2 volte e un'efficienza catalitica invece aumentata di 17 volte. Per quanto riguarda, diciamo, le numerose strategie che possono essere utilizzate per favorire l'immobilizzazione di questi enzimi artificiali, mi sono focalizzata su quella che prevede l'uso delle click reaction, un insieme di reazioni che sono caratterizzate da una elevata velocità, efficienza, selettività ed alte rese. Queste vengono anche definite come bioortogonali dal momento che non interferiscono con i processi biologici. Alla base delle click reaction c'è la possibilità, ovviamente nella costruzione di bionano coniugati, di collegare due entità chimiche di origine differente, quali il supporto e l'enzima, in seguito ad una reazione tra gruppi funzionali esposti sulla loro superficie. Una delle principali reazioni a cui faccio riferimento è la strain promoted alkyne azide cycle addiction, che prevede dunque la formazione di un triazolo in seguito alla reazione tra un ciclottino modificato ed intenzione e un gruppo azide. Sarà dunque proprio il triazolo a fungere da ponte tra l'enzima e il supporto. Il mio ultimo caso studio riguarda l'immobilizzazione di ferro Mimochrom 6*A su delle nanoparticelle funzionalizzate con un gruppo adide, sfruttando dunque la click reaction, la SPAC, in seguito dunque alla reazione tra un ciclottino che aggiunto sul ferro Mimochrom e il gruppo azide che viene esposto dunque sulla superficie delle nanoparticelle. Per questo motivo ferro Mimochrom è stato precedentemente funzionalizzato con una coda caratterizzata dunque da un benzociclottino, una coda di PEG e il gruppo NHS. È stato visto anche in questo caso che con un saggio di attività colorimetrica che comunque l'attività catalitica viene mantenuta nonostante KCAT e l'efficienza catalitica diminuiscono.
Questo perché il focus di questa strategia è stato quello di dimostrare, quindi di dare una possibilità agli enzimi artificiali di poter essere immobilizzati. Dunque, entrambi i casi studio aprono le porte ad un nuovo mondo, o meglio, al mondo dell'utilizzo di enzimi artificiali, di conseguenza allo sviluppo di nanomateriali funzionalizzati nanoconiugati, e di conseguenza possono dare origine dunque a delle nuove applicazioni biotecnologiche. Grazie per l'attenzione. Accennato alla click fence. Sì. E menzionava può essere molto importante per l'utilizzazione di enzimi artificiali. Sì. Ma utilizzando le tecniche di biologia molecolare, modifiche dei geni, può anche essere utilizzata sugli Sì, sicuramente. Ovviamente bisogna tenere in considerazione comunque la possibilità dei cambi conformazionali che si possono ottenere, e bisogna anche stare attenzione alla Sì, ovviamente, però gli enzimi artificiali sono comunque già sintetizzati in laboratorio, di conseguenza si conoscono quali sono gli aminoacidi che non sono coinvolti nel sito catalitico, mentre nel caso degli enzimi naturali è necessario comunque studiare approfonditamente la struttura e quindi il ruolo di ogni singolo aminoacido prima di decidere quale può essere utile per la filtriazione. Una domanda relativa non tanto all'immobilizzazione, sì, ma al riferimento del supporto. Giustamente è fatto riferimento alla strutture nano, particelle nanostrutturate, per aumentare la superficie specifica. Una volta fissate su queste particelle, come fai a ritirarle? È nella ricerca che hai fatto che si sono posti il problema? Allora, nel caso in cui parliamo di mobilizzazione sfruttando i legami covalenti, è impossibile recuperare l'enzima, mentre nel caso in cui facciamo riferimento a tecniche di mobilizzazione sfruttando l'assorbimento, variando le condizioni dell'ambiente di reazione, per esempio variando il pH, che comunque per esempio se un enzima è legato al supporto sfruttando le interazioni di tipo elettrostatiche, variando di conseguenza il pH, si può ottenere il leaching dell'enzima e di conseguenza recuperare anche il supporto. Che va valutata anche la possibilità di recuperare il supporto. Sì. Essendo piccolino diventa un po' complicato recuperare. Sì, assolutamente. Ok. Altre domande? No? Allora ringraziamo gli allievi del corso di laurea in biotecnologie e molecolari industriali e passiamo a ascoltare, esaminare gli allievi del corso di laurea magistrale in biotecnologie molecolari industriali e si prepara Sica Rossella. Buongiorno a tutti. Durante il mio progetto di tesi mi sono occupata dello screening e della caratterizzazione di diversi ceppi microalgali e di cianobatteri al fine di identificare antiossidanti naturali e termoresistenti per possibili applicazioni nell'industria alimentare.
Microalghe e cianobatteri sono microrganismi unicellulari, fotoautotrofi, che possono vivere singolarmente o in colonie e che sono presenti in tutti gli ecosistemi della Terra in quanto capaci di adattarsi a diverse condizioni ambientali. Essi hanno attirato notevole interesse in tutto il mondo, visto il loro ampio potenziale di utilizzo in numerosi settori, come quello delle energie rinnovabili, settore farmaceutico, cosmeceutico e nutraceutico. In particolare, questo progetto si è focalizzato sul loro utilizzo nell'industria alimentare, in quanto microalghe e cianobatteri sono considerati fonti di possibili composti utili per la salute umana, oltre che l'essere considerati alimenti nutrizionalmente completi. Numerosi sono i prodotti derivanti da microalghe da poter utilizzare nell'industria alimentare, come ad esempio vitamine, proteine, acidi grassi, ed in particolare l'attenzione è stata rivolta agli antiossidanti, e il cui utilizzo è oggi ampiamente affermato per molteplici scopi. Tra gli antiossidanti prodotti da microalghe è notevole l'interesse suscitato dai carotenoidi. Essi rappresentano una classe di pigmenti liposolubili, i più abbondanti presenti in natura, e strutturalmente sono dei tetraterpeni costituiti da 8 unità di isoprene e contengono in totale 40 atomi di carbonio. Numerosi sono i vantaggi associati al loro utilizzo a livello industriale, come l'essere biodegradabili, l'essere benefici sia per la salute umana che per l'ambiente. Ed infatti è sorta la necessità sia di sostituire gli antiossidanti sintetici con quelli naturali, in quanto i primi hanno un impatto negativo sulla salute umana, sia di intervenire sulla conservazione degli alimenti attraverso l'impiego di antiossidanti termoresistenti, in quanto essi hanno la funzione di impedire o rallentare il processo ossidativo negli alimenti, prolungando significativamente la loro shelf life, agendo di conseguenza con conservanti del tutto naturali. Quindi lo scopo della tesi è stato quello di valutare differenti ceppi microalghali e cianobatteri da poter impiegare nell'industria alimentare, ed in particolare selezionare differenti ceppi caratterizzati da un elevato rapporto biomassa antiossidanti prodotti. Successivamente sui ceppi selezionati è stata eseguita un'estrazione convenzionale dei pigmenti, è stata poi valutata la biocompatibilità ed il potere antiossidante degli estratti ottenuti per infine testarne la termoresistenza. I fili analizzati sono stati 3. Clorofite, cianobatteri e rodofite. In particolare le clorofite sono microrganismi ubiquitari che hanno forma differente e che contengono elevati livelli di antiossidanti. I cianobatteri sono microrganismi gram negativi, risorsa per eccellenza di pigmenti fotosintetici naturali. E infine le rodofite sono microrganismi che presentano una grande varietà morfologica, hanno una tipica forma sferica e sono caratterizzate da un'elevata produzione di polisaccaridi, acido archidonico e ficobiline. La selezione è stata eseguita considerando ceppi microalgali e cianobatteri appartenenti alla collezione algale dell'Università Federico II ACUF in collaborazione con il professor Poglio del Dipartimento di Biologia. I ceppi sono stati cresciuti in condizioni autotrofe ad una temperatura di 40 gradi centigradi in agitazione continua e con un'intensità luminosa settata ai 300 par. Tutte le crescite sono state eseguite per circa 14 giorni, misurando le densità ottiche ad una lunghezza d'onda di 734 nanometri. Per ogni ceppo analizzato è stata valutata la velocità di crescita e un solo ceppo per ogni fila è stato selezionato, ovvero quello con la velocità di crescita più elevata. Infatti, per quanto riguarda il fila delle clorofite, il ceppo selezionato è stato in Allax. In diapositiva è possibile osservare la curva che ne descrive la crescita e che mostra la produttività ottenuta in funzione del tempo. Per quanto riguarda il filo dei cianobatteri, è stato selezionato il ceppo Senecococcus bigranulatus che ha raggiunto una produttività di 0,8 grammi litro, ed infine, per quanto riguarda le rodofite, il ceppo selezionato è stato Galleria sulfuraria, con una produttività raggiunta di 0,22 grammi litro. Per quanto riguarda l'estrazione e la quantificazione dei pigmenti, un grammo di biomassa raccolta è stata risospesa in 2 ml di etanolo e successivamente sottoposta a cicli di ultrasonicazione. L'estratto ottenuto è stato conservato in agitazione per 24 ore, dopodiché è stato centrifugato a 12.000 giri per circa 10 minuti. Dal surnatante ottenuto è stata determinata spettrofotometricamente la concentrazione dei pigmenti, ovvero clorofilla A, clorofilla B e carotenoidi, attraverso le formule qui riportate. Nel grafico mostrato in diapositiva è possibile osservare le quantità estratte come milligrammo di pigmento su grammo di biomassa secca e per quanto riguarda le clorofite, i ceppi Scenedesmus ed Enallax hanno mostrato il contenuto più elevato in clorofilla A.
e lo stesso ceppo Enallax ha mostrato il contenuto più elevato anche in carotenoidi. Per quanto riguarda i cianobatteri, il ceppo Senecococcus bigranulatus ha mostrato il contenuto più elevato in carotenoidi. Ed infine, per quanto riguarda le rodofile, i carotenoidi sono stati maggiormente estratti dal ceppo Galleria sulfuraria. Successivamente è stata valutata l'attività antiossidante attraverso il saggio ABTS in vitro. L'ABTS è un cromogeno che può essere trasformato nella sua forma radicalica se fatto reagire con un agente ossidante, nel nostro caso è stato persolfato di potassio. Successivamente gli estratti etanolici sono stati incubati con la soluzione radicalica generata in precedenza al buio a temperatura ambiente e per circa 7 minuti. Tutta la reazione è stata monitorata spettrofotometricamente misurando valori di assorbanza a 734 nanometri ed i risultati sono stati espressi in termini di assorbanza misurate in relazione ad un riferimento, solitamente Trolox, analogo idrosolubile della vitamina E. I risultati sono stati espressi come C50, che presenta la concentrazione di estratto necessaria per inibire il 50% dei radicali liberi della BTS, e gli stessi risultati hanno confermato la scelta del ceppo Enallax appartenente al fila delle clorofite. La scelta del ceppo Sinecococcus bigranulatus appartenente al fila dei cianobatteri. Ed infine la scelta del ceppo Galleria sulfuraria appartenente al fila delle rodofite, in quanto i valori di C50 ottenuti per i tre ceppi selezionati sono stati tra i più bassi riscontrati. Al fine di valutare se gli estratti selezionati potessero essere utilizzati nell'industria alimentare, è stata valutata la biocompatibilità di questi ultimi attraverso il saggio colorimetrico MTT su cellule eucariotiche immortalizzate, ovvero cheratinociti umani e fibroblasti murini. Nell'esperimento in questione, dopo 24 ore dal piastramento cellulare, a queste ultime sono stati aggiunti gli estratti etanolici selezionati in concentrazioni crescenti. E dopo 48 ore di incubazione è stata valutata la vitalità cellulare incubando le cellule con l'MTT per circa 4 ore e misurando valori di assorbanza a 570 nanometri. I grafici mostrati in diapositiva riportano proprio la percentuale di cellule vitali in funzione della concentrazione di estratto saggiata e hanno dimostrato che le molecole estratte in etanolo risultano essere biocompatibili con ambo le linee cellulari analizzate. In ultimo, al fine di testare in ambito alimentare se gli estratti fossero termoresistenti, è stato eseguito il saggio di CFDA, prima e dopo pastorizzazione. La pastorizzazione è stata eseguita riscaldando gli estratti a 75 gradi centigradi in un primo bagnetto termico e dopo 10 minuti di incubazione i campioni sono stati trasferiti in un secondo bagnetto termico a 20 gradi centigradi per 30 minuti. Essa è stata eseguita in quanto in ambito alimentare è una delle tecniche comunemente impiegate per la conservazione degli alimenti e perché le temperature raggiunte risultano essere più basse e quindi più tollerate dall'alimento stesso. Attraverso questo saggio è stato possibile misurare i livelli intracellulari di ROS grazie all'ICFDA, che in presenza di ROS viene ossidato a DCF, un composto fluorescente che può essere rivelato mediante spettrofluorimetro. Nell'esperimento in questione è stato effettuato un confronto tra l'attività antiossidante di estratti non trattati e pastorizzati su cellule ACAT, quindi cheratinociti umani, stressate da sodio arsenato. Le cellule sono state preincubate con 80 microgrammi ml sia di estratto pastorizzato che non pastorizzato per circa 2 ore e dopo trattamento con sodio arsenato è stato possibile misurare i livelli intracellulari di ROS che sono stati espressi come percentuale di intensità di fluorescenza del campione in esame rispetto ad un controllo, ovvero cellule non trattate. Come è possibile osservare, non sono state riscontrate alterazioni nei livelli intracellulari di ROS in assenza di stress ed incubando le cellule con gli estratti di interesse. Invece, sottoponendo le cellule a stress e non incubandole con gli estratti di interesse, ne sono state riscontrate alterazioni. Ed infine, pur sottoponendo le cellule a stress ed incubandole con gli estratti di interesse, non sono state riscontrate alterazioni nei livelli intracellulari di ROS. In conclusione, un solo ceppo per ogni fila è stato selezionato in base al rapporto biomassa antiossidanti prodotti, ovvero i ceppi Enallax Galleria sulfuraria e Senecococcus bigranulatus.
Successivamente è stata attestata un'elevata capacità antiossidante degli estratti selezionati ed è stata dimostrata la loro biocompatibilità e termoresistenza in relazione a temperature comunemente utilizzate nei processi di pastorizzazione. Quindi gli antiossidanti prodotti dagli estratti selezionati risultano essere biologicamente attivi, possono essere sottoposti a processi semplici di estrazione e sono resistenti alla pastorizzazione. Tutti i risultati ottenuti offrono interessanti prospettive d'utilizzo di questi estratti selezionati nell'industria alimentare e in particolare nella conservazione degli alimenti. Grazie a tutti per l'attenzione. No, è stata effettuata perché ovviamente usando solvente organico gli estratti devono essere stabili ovviamente in etanolo e sono state fatte prove di stabilità a tre tempi, 0, 24 e 48 ore e dopo 48 ore si è visto che la perdita di assorbanza che noi ottenevamo era veramente minima, per esempio il silicone si è granulato e si è stato circa del 78%. Stabilità molto, un tempo molto limitato. Io avrei molti tempi della tesi, saggi di stabilità anche a tempi di mesi. Ho capito, sì, però no, non è stato effettuato. Domanda? Posso una domanda? Certo. Mi avvicino. Okay. Una domanda molto semplice. Al momento in cui dovesse scegliere quale organismo tra quelli che noi hai elencato poter utilizzare in un'attività di produzione industriale, tenendo presente la differenza tra questi eucarioti, il procarioto che lei ha messo in cultura, qual è quello che cresce più velocemente, più rapidamente? La silicobacchus bigranulatus, quindi il cianobacteri. Cresce proprio molto rapidamente. Qualche valore aggiunto per parlare per l'entroalto, purtroppo sono molto più lente. La crescita, sì. Infatti mi ricollego alla domanda fatta dal professore Filippone. Nella presentazione si è stato fatto riferimento a una produttività, espressa però come concentrazione. Sì. Quella concentrazione deve essere imparata con il tempo. Nella scala che è riportato non ho riuscito a cogliere le differenze temporali e questo è un aspetto molto importante nelle produzioni, perché poi la quantità di materiale che viene commercializzato è legata nell'unità di tempo da quella che è la fonte primaria, che sono appunto gli introati e poi la batteri. È rilevante. È rilevante quell'aspetto, sì. Altre domande? Ora, grazie e si prepara il discepolo Federico. Il mio lavoro di tesi si è focalizzato sullo studio di produttori wild type di enzimi inulinasici e di polidrossialcanoati.
I poliidrossialcanoati sono polimeri termoplastici composti da unità monomeriche di 3 idrossiacidi carossilici a catena lineare tenuti insieme da legami estere. Essi sono prodotti per via fermentativa da vari tipi di microorganismi come ad esempio Ralstonia eutrofa e vari esponenti del genere Pseudomonas. Essendo polimeri termoplastici, hanno proprietà termiche e meccaniche affini a quelle delle plastiche convenzionali, in particolare simili a quelle di polimeri di uso comune quali polietilene e polipropilene. In più, i poliidrossialcanoati sono però biodegradabili e sono appunto prodotti da fonti rinnovabili, quindi possono essere classificati a tutti gli effetti come bioplastiche secondo la definizione dell'European Bioplastics. La produzione di poliidrossialcanoati è però piuttosto costosa, in quanto prevede passaggi di fermentazione, estrazione, purificazione, per poi passare alla lavorazione del polimero vero e proprio. E questa è stata la ragione per cui, non è ancora avvenuto efficientemente l'ingresso dei poliidrossialcanoati sul mercato delle plastiche. Una maniera per ridurre i costi è quella, ad esempio, di utilizzare materie prime a basso costo, come ad esempio le biomasse vegetali, in particolare quelle residuali. Un esempio di biomassa vegetale è il cardo di Sardegna, Cinara cardunculus, che essendo una pianta selvatica non compete con l'alimentazione umana e animale ed essendo anche in grado di crescere su terreni accidentati non sottrae terreni all'agricoltura e all'allevamento. Dalle radici del cardo di Sardegna si ricava l'inulina, che è un polimero utilizzato come riserva di carbonio appunto dal cardo e da diverse specie vegetali, che è un polimero composto di unità monomeriche di fruttosio tenute insieme da legami beta-1,2 glicosidici ed un residuo di glucosio alla estremità riducente. Questo polimero può essere idrolizzato attraverso l'azione di enzimi definiti inulinasi per produrre zuccheri semplici, utilizzabili come substrati fermentabili per la crescita dei microrganismi e ad esempio per la produzione di poliidrossialcanoati. Lo scopo della tesi è stato quindi la selezione e individuazione di microrganismi, ceppi di microrganismi, in grado di idrolizzare l'inulina e di sintetizzare i poliidrossialcanoati. Per fare questo è stata studiata una collezione, una library, di 10 microrganismi isolati dalla rizosfera della pianta Junipero Sabina nel Parco Naturale Salines di Vista Formentera, resa disponibile dalla professoressa Rachele Sticato del Dipartimento di Biologia dell'Università Federico II. Per ciascuna delle due attività sono stati selezionati i migliori produttori e in più è stata condotta una ottimizzazione della produzione di inulinasi per quanto riguarda appunto questi enzimi. Per quello quindi che riguarda la produzione di inulinasi, lo screening su terreno solido è stato effettuato utilizzando appunto un terreno contenente inulina come unica fonte di carbonio ed è stata valutata la formazione di un alone di idrolisi appunto nel terreno corrispondente all'idrolisi dell'inulina utilizzata dai microrganismi per crescere, effettuata dai microrganismi per crescere. 5 microrganismi, 5 ceppi della library sono risultati essere putativi produttori di inulinasi e sono stati successivamente analizzati in fermentazione in terreno liquido. Le fermentazioni sono state anch'esse condotte utilizzando inulina come unica fonte di carbonio e l'attività enzimatica è stata valutata utilizzando il saggio DNS, l'acido di nitro salicilico. Il miglior produttore è risultato essere, nelle condizioni analizzate, Bacillus subspecies tercoris, che ha raggiunto i più alti livelli di produzione corrispondenti a 4 unità enzimatiche per ml di treno di coltura, dopo 15 ore. Sulle varie frazioni di questa prova sono state anche condotte analisi elettroforetiche in gel di poliacrilamide, in condizioni sia denaturanti che non denaturanti. Le condizioni denaturanti hanno permesso di individuare un cambiamento nel pattern di espressione enzimatica durante la coltura, mentre le condizioni non denaturanti sono state utilizzate per effettuare un'analisi zimografica che ha confermato la presenza di attività idrolitica nel terreno di coltura a partire alle 12 ore, ovvero all'inizio del periodo di produzione enzimatica. Inoltre, appunto, è stata condotta un'ottimizzazione della produzione enzimatica, analizzando prevalentemente 3 parametri di processo. Il primo parametro analizzato è stata la concentrazione cellulare al momento dell'inoculo. Il primo valore analizzato in quest'ambito è stato un valore di densità ottica misurata a 600 nanometri di 0,4 per ml di coltura. Ma si è appunto dimostrato che incrementando questo valore e portandolo fino a 0,8, l'attività enzimatica prodotta nelle fasi più avanzate della coltura aumentava addirittura di 3 volte. Perciò si è scelto di mantenere questo valore per le successive analisi ed ottimizzazioni. Il secondo parametro ottimizzato
è stato il rapporto tra il volume di terreno di coltura e il volume delle beute in cui sono state effettuate tutte le fermentazioni. Nelle colture in beuta questo è il parametro da cui dipende l'ossigenazione del terreno di coltura. Due diversi rapporti sono stati valutati, 1 a 10 e 1 a 5. E si vede che a fronte di una variazione nella produzione enzimatica relativamente bassa, si nota in particolare una differenza tra i due rapporti per quanto riguarda la crescita cellulare, che nel rapporto più basso, 1 a 10, sembra essere piuttosto ridotta, come confermato, e questo è confermato dalle analisi fatte sulla dinamica della concentrazione del fruttosio misurato in soluzione, che dopo un incremento iniziale rimane costante nelle fasi finali della coltura. Nel rapporto più alto, invece 1 a 5, si osserva una crescita cellulare decisamente più consistente e anche qui l'osservazione è supportata dall'analisi della concentrazione del fruttosio in soluzione, che dopo l'iniziale aumento decresce proprio in corrispondenza della crescita cellulare. Si è perciò scelto di mantenere il rapporto più alto, 1 a 5, come valore per le successive ottimizzazioni. L'ultimo parametro ottimizzato è stata la procedura di inoculo, in quanto dapprima le cellule del preinoculo venivano centrifugate e il pellet cellulare risospeso in terreno minimo per poi essere aggiunto alla beuta di fermentazione vera e propria, nel terreno appunto di fermentazione che sarebbe stato utilizzato. Si è provato a rimuovere questo passaggio definito di lavaggio, aggiungendo direttamente il terreno ricco del preinoculo, ovviamente nella concentrazione corretta per rispettare la concentrazione cellulare di inoculo, al terreno di fermentazione, in una procedura che appunto è stata definita non lavato, unwashed. In questa procedura si osserva che viene ridotta fin quasi a eliminarla la fase lag di adattamento delle cellule alle nuove condizioni di coltura. E questo è probabilmente dovuto al fatto che nel terreno del preinoculo sono presenti molecole di segnali di quorum sensing che facilitano l'adattamento appunto delle cellule alle nuove condizioni di fermentazione. Ancora una volta, questo è confermato dalla dinamica della concentrazione del fruttosio in soluzione. Si osserva infatti il raggiungimento del picco della concentrazione di fruttosio, a cui segue la diminuzione che è chiaramente indice del consumo da parte delle cellule in crescita, dopo sole 6 ore di coltura, quindi molto prima rispetto alle altre condizioni. Inoltre si nota che questo ha luogo a livelli di attività enzimatica più bassi dei massimi che saranno poi comunque raggiunti alla fine della coltura. E questo è a riprova della maggiore vitalità delle cellule in queste condizioni. Si è perciò scelto di mantenere quest'ultimo parametro, ovvero l'aggiunta diretta del terreno di coltura del preinoculo al terreno di fermentazione vero e proprio, come ultimo parametro ottimizzato. Le tre condizioni scelte in termini di concentrazione di inoculo, rapporto tra terreno di coltura tra volume del terreno di coltura e volume della beuta e procedura di inoculo corrispondono tra l'altro alle condizioni in cui si ottiene la percentuale più alta di inulina convertita rispetto al totale inizialmente aggiunto al terreno di coltura, il che è ulteriore prova dell'efficienza di produzione degli enzimi inulinasici in queste condizioni. È stata poi svolta un'analisi bioinformatica sul proteoma di Bacillus subspecies tercoris, nello specifico il ceppo Bacillus subtilis subspecies tercoris di 7XPN1, utilizzando il software BLASTP ed interrogando la library Non-Redundant Protein Sequences dell'NCBI. Lo scopo di questa analisi era quello di identificare putative attività inulinasiche presenti nel proteoma di ceppi di Bacillus subspecies tercoris, quindi enzimi in generale appartenenti alla famiglia delle glicosilidrolasi 32, che è quella a cui appartengono appunto le inulinasi. I criteri di scelta sono stati ovviamente basati sul nome annotato della proteina, ma anche sulla presenza nella sua sequenza di sequenze consensus tipiche delle inulinasi. In base a questi criteri di analisi, 4 sono stati gli enzimi putativi produttori di inulinasi individuati ed analizzati con BLASTP, e 3 di questi si sono rivelati effettivamente corrispondenti ad enzimi aventi attività idrolasica. Uno invece è risultato essere una proteina contenente il dominio PRD, ovvero una proteina coinvolta nella regolazione trascrizionale di enzimi coinvolti nel catabolismo degli zuccheri. Questo è stato perciò un caso di annotazione non corretta all'interno del proteoma, ma l'analisi ha comunque confermato la presenza nel proteoma di Bacillus subspecies tercoris di enzimi con putativa attività inulinasica. Per quello che riguarda invece la produzione di polidrossi alcanoati,
Anche in questo caso sulla library è stato svolto un preliminare screening su solido, utilizzando questa volta il Nile Red, un colorante fluorescente lipofilico che è in grado di legarsi ai granuli intracellulari di polidrossialcanoati prodotti dai microrganismi, permettendo l'individuazione. Anche in questo caso sono stati identificati 5 ceppi putativi produttori di polidrossialcanoati all'interno della library. Soltanto 4 sono stati analizzati, in quanto S. Werneri è un potenziale patogeno per l'uomo, quindi si è preferito non portare avanti lo studio con quest'ultimo. Per quanto riguarda la fermentazione in liquido effettuata appunto successivamente allo screening su solido, questa è stata svolta in condizioni utilizzando una concentrazione di fonte di azoto limitante rispetto alla fonte di carbonio, che è stata scelta essere il fruttosio, che è il prodotto principale dell'idrolisi dell'inulina. Questo perché i polidrossialcanoati vengono prodotti come meccanismo di fonte di immagazzinamento del carbonio in condizioni di stress metabolico. Perciò si è scelto di imporre questa tipologia di stress metabolico ai ceppi studiati. Come si vede nei grafici, soltanto 2 ceppi dei 4 analizzati sono risultati effettivamente produttori di polidrossialcanoati nelle condizioni analizzate, in particolare Bacillus velezensis e Bacillus cereus, con Bacillus velezensis che ha prodotto una quantità di polidrossialcanoati corrispondente al 23% del peso secco cellulare misurato, che quindi lo ha definito come il miglior produttore dei 4 di polidrossialcanoati. Osservando la dinamica della concentrazione del fruttosio in soluzione, si osserva che per tutti e 4 i ceppi il fruttosio subisce una rapida diminuzione della sua concentrazione in soluzione nelle prime fasi di coltura, per poi mantenersi costante per il resto del periodo di crescita. Mentre questo trova una corrispondenza negli altri 3 ceppi, che per quanto riguarda sia la crescita cellulare, che nel caso di Cereus la produzione di polidrossialcanoati, hanno un incremento nelle prime ore della crescita, per poi rimanere su valori sostanzialmente costanti per il resto del periodo di coltura, Bacillus velezensis mostra una crescita ed una della biomassa cellulare ed una produzione di polidrossialcanoati che continua per tutta la durata della coltura. In conclusione, sono stati selezionati Bacillus subspecies tercoris come il miglior produttore di inulinasi e Bacillus velezensis come il miglior produttore di polidrossialcanoati. Le prospettive future prevedono un'unione delle attività dei 2 ceppi per mettere a punto metodologie per la produzione di polidrossialcanoati utilizzando l'inulina come fonte di carbonio. Nello specifico, una strategia possibile è quella di produrre la mix inulinasica di stercoris prodotta da stercoris e utilizzarla per idrolizzare l'inulina, così da produrre il fruttosio utilizzabile come substrato fermentabile per la crescita di velezensis e la produzione di polidrossialcanoati. Un'altra strategia invece adottabile è quella della cocultura, effettuando appunto una coltura in simultanea tra Bacillus tercoris e Bacillus velezensis, utilizzando inulina come unica fonte di carbonio, così che l'attività inulinasica prodotta da stercoris possa servire a produrre fruttosio necessario per sostenere la crescita di entrambi e la produzione di polidrossialcanoati da parte di velezensis. Ovviamente, per mettere a punto questa strategia, bisogna preliminarmente valutare la compatibilità delle condizioni di crescita ottimali dei 2 microrganismi. Grazie per l'attenzione. Innanzitutto mi congratulo per questa tesi molto interessante. Grazie. Volevo sapere, giusto la curiosità, tu hai parlato di inulina che è presente nelle radici di Sinacarduncus, sì, di Carlo di Sardegna, ma ci sono altri feedstock che possono essere utilizzati a far scopo che producono in cui c'è presente inulina? Sì, l'inulina è presente nelle radici di diverse piante, in particolare nella famiglia Liliace e Asteracee. Il cardo di Sardegna fa parte appunto di quest'ultima, della famiglia delle Asteracee, ed è stato utilizzato in particolare in questo studio perché questo studio fa parte del progetto Cardigan, che è un progetto del Ministero Italiano delle Ricerche Universitarie, volto appunto alla valorizzazione di questa specie vegetale
in tutte le sue parti, dal fiore alle foglie alle radici. E ci si è appunto in questo studio concentrati sulla valorizzazione delle risorse ottenibili dalle radici, in particolare l'inulina. Volevo un riferimento alla scelta delle condizioni di esercizio della fermentazione e in particolare il criterio di selezione del rapporto volume, cultura volume, cliente, volume della pelta. Se non ho seguito bene, il rapporto 1-5 risulta essere migliore. Sì. Cioè praticamente una frazione di recipiente maggiormente occupato. Sì. E mi si è dato una spiegazione di questo comportamento? Allora, abbiamo quello che appunto abbiamo notato anche noi è che quella che dovrebbe essere in termini diffusivi un'ossigenazione in teoria minore della coltura produce una crescita cellulare maggiore. Quindi abbiamo ipotizzato che possa essere potenzialmente una sovraesposizione a un'eccessiva ossigenazione a limitare la crescita della coltura. In ogni caso, essendo questo uno studio preliminare in beuta, è necessario naturalmente ottimizzare le condizioni e potenzialmente passare poi alla fermentazione in fermentatore. Una misura di ossigeno sciolto nella beuta non è possibile da non è stato fatto. Altre domande? No? Allora, grazie. Noi abbiamo completato l'esame dei ragazzi, degli allievi. La commissione ora si trasferisce in un'altra aula e ritorneremo qui. Chiedo agli allievi di rimanere in zona perché poi dovranno venire a definire gli aspetti amministrativi prima di rientrare.
laureandi cortesemente se possono venire qui, distanziati tra di loro, la commissione se può salire sopra, distanziati. A un metro ancora no? Alla distanza di stai guardando se stanno un po' più capiti? Allora, siamo arrivati a questo momento, finalmente i ragazzi della Biennale hanno vissuto questa che doveva essere un'esperienza, prima vera esperienza di impatto con la realtà della ricerca, del laboratorio, in modo un po' speciale, però se devo dire non è dovuto giudicare le risultati, non è andata male e spero che possiate presto recuperare quello che non avete. Io sono enormemente grato al Presidente per il processo di proclamare voi, quelli di voi che avranno superato l'esame. Sì, è un esame. Questo non si applaude alla fine della presentazione. Perché questa è la mia ultima seduta di laurea. Non che io non mi laurei un'altra volta. Sarò di là, l'università della terza età, non sarete voi come docente. No? Però sono lieto di avere questo privilegio in questa prima seduta di laurea in presenza che siamo riusciti a organizzare, chiedendo conto tanti sacrifici da parte di tutti quanti voi che scelgo, la mamma, il fidanzato, la fidanzata, il papà, la nonna, e qualcuno, qualche rinuncia c'è dovuta esserci, necessariamente, però gli altri ci stanno seguendo, quindi potranno poi gioire dopo con voi. Sono ancora più lieto per aver sentito i vostri esami. Devo dire, no, non sorelle, tutti avete superato l'esame, il primo passo, ma l'avete superato brillantemente, tutti quanti, uno con la propria personalità, con le caratteristiche, però è un passo importante, vi siete confrontati con una realtà, specialmente le aziendali, magistrali, che si sono messe di antico, di cui fanno fare ad essere un buon esercizio per la cervicale, grazie Federico. Il distanziamento, il primo vostro momento di verifica, che poi proseguirà. E quindi, devo dire la verità, che abbiamo apprezzato tutti lo sforzo che avete fatto in questo momento difficile, ma la capacità che avete avuto di affrontare questo momento e di concluderlo con un esame brillante. Alcuni di voi, addirittura in tempi rapidissimi, forse pressando un poco il Presidente, gli studenti e i docenti per accelerare al massimo, per voler fare tutto ciò che poteva essere fatto, che doveva essere fatto e anche quello che non poteva essere fatto, beh, è un segno che al di là della fatica fatta per venire incontro alle vostre esigenze, ma anche dello spirito con cui voi avete affrontato questo corso di laurea. Questo corso di laurea è molto particolare ed è forma dei professionisti che sono, vorrei dire, unici in Italia, e qui
quindi voi rappresenterete una professionalità in Italia, in Europa, nel mondo, che altri fanno molto più fatica ad avere, e rappresenterete l'Università Federico II di Napoli. Ricordatevi che è l'università statale più antica del mondo, fondata per editto dell'imperatore Federico II, e fondata sui principi di libertà, perché, come diceva lui ai suoi tempi, tutti, saraceni e noi ora li mettiamo a mare, tutti possono avere gli stessi diritti e gli stessi privilegi di formazione. Quindi siate orgogliosi della vostra preparazione, ma anche delle radici su cui si fonda la vostra preparazione, che sono radici veramente importanti. Dopo questo proloquio, consentitemi, ma è, abbiamo fatto molto presto, mi hanno messo qua come riempitivo. Ancora un'ora. Per un'oretta vi terrò qui. Sì, io ho paura che Rossella svenga. Una caramella l'hai mangiata? Va bene. Allora, d'ora lettura dei risultati dei vostri esami di laurea. Gli applausi li facciamo dopo la proclamazione, però. Allora, Carlo Esposito, vi siete mescolati, superato il suo esame di laurea in biotecnologie e biomolecolari industriali con la votazione di 100 su 110. Manuel Cirillo, superato il suo esame di laurea con la votazione di 104 su 110. Valentina Napolitano ha superato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. Sara Pisacane ha superato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. Giuseppe Fortino, do lettura solo quindi insieme industriali, triennali e magistrali, ha superato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110. Marica Giusi, di fronte a me, si nascondeva di fronte a me, e le cose si nascondono in evidenza, mettendole in evidenza, ha superato il suo esame di laurea con la votazione di 110 su 110 e lode. In particolare, parliamo ora dei ragazzi del triennale, alcuni di voi hanno compiuto questo percorso, uno vorrebbe dire nei tempi stabiliti, no. I tempi stabiliti avrebbero previsto che voi entro la sessione di febbraio potevate laurearvi in tempo, ma sareste stati fuori tempo. Siete stati bravi, avete compiuto. Buon tempo. Dura la lettura dei risultati degli esami della laurea magistrale. Rossella Sica ha superato il suo esame di laurea magistrale in biotecnologie molecolari e industriali con la votazione 108 su 110 e Federico Di Bisceglie ha superato il suo esame di laurea magistrale con la votazione 110 su 110 e lode. Anche a voi due i complimenti della commissione, in particolare Federico, che lascia però nelle rogne il presidente del Consiglio di Corso di Studi, perché non ha più un valido supporto su cui scaricare tutte le incombenze più tediose e più noiose, e quindi uno dei prossimi studenti, di quelli magari che si laureano ora alla triennale e si iscrivono a luglio, a settembre, dalla magistrale, sappiano che dovranno sostituire Federico. Perdono le iscrizioni. Sì, così si perdono le iscrizioni. Allora, per venire al momento più formale, sostanziale, senza il quale non c'è il termine del vostro percorso di studi, in virtù dei poteri conferiti dalla legge al magnifico rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e a me delegati, proclamo Carlo Esposito, Manuel Cirillo, Valentina Napolitano, Sara Pisacane, Giuseppe Fortino, Marica Giusi, Di Giacomo,
dottori in biotecnologie biomolecolari e industriali. Auguri e congratulazioni. Se mi consentite, proclamo anche i magistrali, così facciamo un grandissimo applauso a tutti, senza nessuna distinzione di merito. Sono stati tutti bravissimi, veramente, questi ragazzi. In virtù dei poteri conferiti dalla legge al Rettore Magnifico dell'Università Federico II di Napoli e da me delegati, proclamo Rossella Sica e Federico Di Bisceglie dottori magistrali in biotecnologie molecolari e industriali, con gli auguri di una carriera ora che sia veramente senza limiti, al massimo. La vita è vostra, andate avanti. Congratulazioni ed auguri. Sì. Spero abbiate apprezzato la sudata che abbiamo fatto con le toghe. Facendo tutto, che ecco qua. Chiedo, diciamo, sempre il rispetto